Allora, professor Bassani, che idea si è fatto dei referendum con i quali recentemente le regioni separatiste del Donbass hanno chiesto di aderire alla Federazione Russa? Ma allora, bisogna partire da una cosa. Non c'è alcun dubbio sul fatto che Putin abbia violato la legalità internazionale. Quindi sotto questo profilo, diciamo, non si può sostenere che siano referendum in sé per sé validi e che in qualche modo sanino la situazione di assoluta illegalità sotto le quali sono stati fatti. L'altra questione è: questi territori, con ogni probabilità, in qualunque situazione normale, avrebbero votato l'annessione immediata alla Russia. Quindi questo è vero, e questa cosa era sempre stata negata da parte degli ucraini, non solo negata, ma anche negata con la forza. Quello che nessuno racconta è che c'era una micro guerra civile in corso che stava andando avanti da 6 o 7 anni. Mettiamo la questione nei luoghi che conosciamo meglio. Se la Francia avesse invaso la Spagna e la Francia garantisse il referendum per l'indipendenza della Catalogna, probabilmente il referendum per l'indipendenza della Catalogna darebbe esiti a favore della Catalogna indipendente, tuttavia nasce da una chiara violazione della legalità internazionale. Per cui la questione è veramente molto complicata. Se poi ci vogliamo porre la domanda, sono stati regolari nella loro, cioè è stata raccolta la voce del popolo in maniera regolare? Questo francamente non lo saprei dire. Non lo saprei dire perché non ci sono stati osservatori internazionali, non ci sono state tutte quelle cose che sono molto normali all'interno di elezioni, soprattutto per l'indipendenza. Se però lei mi chiede: è d'accordo con l'indipendenza o col fatto? Io sono assolutamente d'accordo con il diritto di secessione di ogni popolazione. Come lo diceva il mio maestro Gianfranco Meglio, il diritto di secessione è stare con chi si vuole e con chi ci vuole, ed eventualmente anche da soli. Quindi è del tutto chiaro che ogni convivenza va in qualunque momento rivista, ridiscussa, e le porte debbano essere sempre aperte. Ok, il presidente russo Vladimir Putin ha sempre evidenziato che questi quesiti referendari si sono tenuti in ossequio al diritto di autodeterminazione dei popoli, sancito dall'articolo 1 della Carta ONU. Ritiene che possa valere lo stesso principio anche per i territori che compongono l'Italia? Allora, la prima parte naturalmente dice: certo, c'è il principio, quindi lui ha sostenuto che questi referendum sono stati fatti, al di là dello sbrego nella legalità internazionale precedente, sono stati fatti utilizzando un sistema di assoluta legalità internazionale. Ma non lo so, ci sarà da crederci o meno, ma non è tanto questo il punto. Mi concentro sulla seconda parte della sua domanda, vale a dire: potremmo utilizzare i referendum per decidere qual è la volontà dei popoli all'interno dell'Italia? Noi sappiamo con certezza una cosa sola: all'interno dell'Italia c'è un'area che si chiama Veneto, in cui qualunque votazione, se vi fosse, no, sarebbe, la stragrande maggioranza voterebbe per l'indipendenza del Veneto. Questa è l'area su cui sappiamo per certo. Delle altre aree sappiamo meno. Sappiamo meno perché ci sono stati meno sondaggi, non che ci sia un grosso movimento indipendentista, perché oggi, anche oggi in Veneto, la questione dell'indipendenza non è la questione politica riallineante, ma la mia sensazione è che stiamo andando verso uno sfascio tale e che per cui diventerà la questione dell'indipendenza della propria regione fondamentale anche per il Molise. Cioè, a un certo punto si capirà una cosa, che l'unione con Roma distrugge qualunque possibilità di avere una vita dignitosa e piani di vita con un decoro piccolo borghese, così come era stato possibile ancora con l'Italia. Quindi, in qualche modo, secondo me, devono essere organizzati dei referendum a cui si deve dare risposta. Come sapete, 5 anni fa ci sono stati dei referendum chiarissimi in Lombardia e in Veneto, in cui Lombardia e Veneto chiedevano maggiore autonomia e nessuno ha dato risposta. Il punto è che non devono essere piatiti, si dice piatiti, non pietiti ovviamente, e non devono essere assolutamente richiesti a Roma. Cioè, le popolazioni che decidono di seguire un percorso di autogoverno non devono andare, devono trovarsi in uno scontro con Roma, non in un momento in cui chiedono delle concessioni a Roma. E la mia sensazione è che comunque la situazione
internazionale, la situazione generale dell'Italia, che è il paese che è meno cresciuto negli ultimi 25 anni dopo Zimbabwe e Venezuela. Cioè questo disastro economico che sta accadendo costringerà, proprio per pensare al futuro della propria famiglia, delle prossime generazioni, eccetera, moltissime persone che oggi non ci pensano assolutamente, ad adottare delle vie che portano alla indipendenza delle proprie aree. Ora, quali aree siano, è difficile dirlo, se si debba ricalcare a tranquille regioni oppure si debba pensare ad aggregazioni più ampie, vi sono delle all'interno dell'Italia. L'Italia è un impero multinazionale, non c'è alcun dubbio. Esistono delle chiarissime nazioni, la Sicilia è una nazione, la Sardegna è una nazione, il Veneto è una nazione, forse anche l'area del sud, del Meridione è una nazione, Lombardia lo potrebbe essere in un certo senso, il Piemonte ha una sua chiarissima, con tutte le sue colpe che ha nei confronti dell'unità nazionale, nei confronti di quello che è stato il brigantaggio e quella guerra civile non dichiarata nei confronti dei cittadini meridionali. Quindi in ogni caso all'interno dell'Italia minimo convivono 4-5 nazioni riconosciute. Ecco, dal punto di vista giuridico, quindi rigorosa punta di diritto, cosa dovrebbero fare questi territori per lasciare il pernicioso Stato italiano? La mia sensazione è che qui non sia tanto una questione di diritto, qui bisogna andare a uno sbrego costituzionale, cioè in punta di diritto vi è veramente poco da fare. Queste sono grosse questioni, grandissime questioni, tutte di carattere politico. Io sono uno storico che si occupa soprattutto di pensiero politico americano fra la rivoluzione e la guerra civile. Allora è abbastanza evidente, ad esempio, che in punta di diritto la secessione degli stati del sud, il tentativo di indipendenza degli stati del sud, era perfettamente costituzionale, eppure Lincoln rispose a ciò con la forza. Quindi quando si giunge a certe questioni, in realtà il diritto scompare, quindi non è nel diritto, non è nella Costituzione, non è nelle carte internazionali che noi possiamo trovare delle risposte ai problemi politici presenti, ma sono solo ed esclusivamente questioni di rapporti di forza in certi momenti che riguardano solo ed esclusivamente la politica, non il diritto. Tutto quello poi di cui noi parliamo, in realtà la Costituzione è un documento politico, non ha nulla a che vedere col diritto. Lo so che i miei amici gli piace chiamarlo diritto costituzionale, ma non è diritto. Il diritto è quello che risolve le controversie fra i privati e non certo un documento politico come è la Costituzione. Quindi è un documento politico che deve essere assolutamente rinegoziata da tutte quelle aree che cominciano a comprendere come l'unione con Roma implichi assolutamente la perdita della loro dignità borghese, di poter avere dei piani di vita appena appena civili. Ancora senso parlare di secessione e indipendenza per i territori di Padania e Ausonia? Bah, allora sicuramente la Padania, diciamo, è morta con Bossi, l'idea, anche se diciamo ha avuto il suo momento in un certo periodo. L'area che veniva definita la Padania si poteva anche essere immaginata come una nazione, secondo Gianni Brera si trattava della nazione più omogenea d'Europa, diceva, da Torino a Rimini si apre tutta un'area in cui si vive un po' lo stesso modo, si ride delle stesse barzellette, che anche linguisticamente è l'area del mi, me o mi, dove si dice me o mi intendendo io, però quindi c'è una certa unità linguistica, unità storica, tantissime cose, però nessuno, diciamo, è scomparsa, perché il partito che aveva messo l'indipendenza della Padania come primo articolo è diventato un partito assolutamente nazionalista in breve tempo. In realtà c'erano tante avvisaglie. Con Miglio, con mio maestro Gianfranco Miglio, dicevamo sempre: certo, si tratta del peggiore strumento per la migliore battaglia. A questo punto non si capisce più neanche quale sia la battaglia della Lega. Dal punto di vista del Sud, io penso che vi possa essere una macro aggregazione del meridione continentale. Esistono una lunghissima storia comune all'interno del Sud, una storia comune che mette insieme la Calabria, le Puglie e anche la Campania e così via. Quindi naturalmente quello che manca sembra essere la volontà delle popolazioni. Quello che mi dispiace sempre quando parlo con i miei amici meridionali è che gran parte di loro difendono proprio
quello che è l'attaccamento alla mammella del nord che il governo di Roma gli garantisce, ma che in realtà è la garanzia del sottosviluppo del sud.